Per noi comincia un cammino nuovo, è una scuola sicura, una scuola bellissima, accogliente. Avremo qui bambini dalla scuola dell'infanzia alla scuola media, quindi tutta la comunità scolastica della nostra montagna. Una scommessa vinta grazie alla sinergia che si è creata sul territorio, in particolar modo con le famiglie, con i genitori, con i bambini che hanno atteso questo momento dall'allora 18 di gennaio, cioè il momento della tempesta perfetta. Oggi è la dimostrazione che la filiera istituzionale ha funzionato. Il governo ha dato risposta, un grande partner della parte privata come IKEA che ha voluto investire su questo territorio per ricostruire un aspetto, un assetto, un settore particolare come la scuola. Sicuramente è una grande festa per tutta Crognaleto, nel rito di Crognaleto, e tutta la comunità credo che gioisca per questo nuovo inizio, che è frutto di un lavoro di squadra tra ovviamente il comune, il sindaco, il governo, tutte le amministrazioni locali e IKEA, che con i suoi lavoratori e le sue lavoratrici ha voluto comunque fare questo dono alla comunità di Crognaleto. I ragazzi che frequenteranno questa scuola sono sicuramente le perle, perché sono il tesoro più bello di questa comunità, di questo territorio, il nostro futuro, e anche perché, pur essendo molto piccoli, hanno dovuto affrontare anche dei mesi difficili, faticosi. Sicuramente abbiamo scelto insieme di ripartire dalle case e dalle scuole, perché sono le case della comunità, perché è il modo anche per rimanere legati a un territorio. Quando c'è la scuola, le famiglie ovviamente restano sul territorio. Credo che sia importante non soltanto l'impegno per la ricostruzione, il governo ha messo a disposizione molte risorse economiche e soprattutto nuove regole per semplificare le procedure di ricostruzione, stiamo facendo un lavoro con tutta la filiera delle istituzioni fin dal primo giorno. È importante ricordare però che questi territori sono in grado di accogliere anche i visitatori durante l'estate. È bene venire in Abruzzo, è bene venire anche nelle regioni che sono state colpite purtroppo dal terremoto, perché sono luoghi splendidi in grado di accogliere italiani e non italiani nelle prossime settimane, ed è un modo anche per dimostrare la vicinanza a queste popolazioni.